Ciao a tutti gli amici di KS Club, oggi nuova recensione e siamo qui in compagnia di Roland Gaia 2. Gaia 2 è l'ultimo synth che è stato presentato non tanto tempo fa da parte di Roland. Si presenta con il nome di Gaia 2, quindi praticamente evoca un po' quello che era Gaia 1, nonché SH01, che era a sua volta un'evoluzione dell'SH201, quindi una fascia di sintetizzatori virtual analog, comunque di fascia entry level, molto user friendly, molto facili da utilizzare e che potevano comunque permetterci di raggiungere dei risultati con poca fatica, comunque dei buoni risultati, comunque dei suoni molto validi. Gaia 2 praticamente cambia completamente, cioè cambia completamente per quello che riguarda ovviamente il discorso estetico, e lo vedete appunto da questa ripresa. È uno strumento completamente nuovo, mantiene sì il nome Gaia, ma chiaramente lo strumento è stato riprogettato in tutto quello che è l'interno, ma anche tutto quello che è l'estetica. Ora, innanzitutto c'è top dello strumento, comunque è realizzato in alluminio rispetto alla versione precedente che era in plastica. L'interfaccia è cambiata completamente, ci sono comunque tre oscillatori come era presente sul modello precedente, ma Gaia 2 ha delle possibilità differenti, ovvero c'è un suo engine interno, quindi un suo motore sonoro interno, quindi basato sui tre oscillatori, di cui il primo oscillatore è Wavetable, mentre il secondo e il terzo sono degli oscillatori standard, quindi abbiamo delle waveform selezionabili in questa parte degli oscillatori. Poi comunque ci sono tutti gli altri parametri standard, diciamo, quindi abbiamo l'inviluppo del filtro, abbiamo l'inviluppo dell'amplificatore, abbiamo il filtro, abbiamo gli effetti e abbiamo comunque
la parte per memorizzare i suoni, abbiamo due LFO e poi c'è chiaramente la parte di controllo, quindi abbiamo trasporto dell'ottava, l'unisono, pitch e modulation e abbiamo poi la tastiera 3 ottave standard solo con velocity e senza aftertouch. Gaia 2 ha un suo engine dedicato, quindi non è basato su Zencore. Sono usciti tanti strumenti tipo Jupiter X, Juno X e altri basati su Zencore, che è un vero e proprio motore di sintesi che poi a sua volta permette di ospitare altre cose. Gaia 2 ha un suo motore dedicato, cosa che è stata fatta anche con altri modelli, appunto, quindi ad esempio sì, Jupiter X e Juno X sono basati su Zencore, ma con gli ultimi aggiornamenti praticamente anche loro hanno un motore dedicato, quindi Jupiter X ha il suo motore che è esclusivo di quel modello lì, Juno X ha il suo motore Juno X che è esclusivo di Juno e non può essere chiaramente spostato su altre, e poi ci sono chiaramente i model. Qui succede la stessa cosa, cioè Gaia 2 ha il suo motore con i suoi preset, i suoi user, tutta la parte che vediamo a pannello, che è dedicata appunto a quella parte di engine proprietario, no? Quindi del suo motore interno. In più ci dà la possibilità di installare i model expansion. Praticamente se noi acquistiamo Gaia 2, oltre al suo motore interno è già preinstallato il model di SH101. È possibile acquistare a parte, come vedete qui, mentre acquistare e installare Jupiter 8 Juno 106 GX8P in aggiunta a SH101, quindi questi sono selezionabili. Possiamo chiaramente utilizzare tutti i preset, i suoni che poi sono già dedicati a quel singolo model expansion. Però cosa cambia? Cambia che Gaia 2, a differenza di Jupiter X, Juno X, che sono multitimbrici a 5 parti, Gaia 2 è monotimbrico, quindi sì, possiamo utilizzare i model, ma possiamo usarne uno alla volta e non possiamo combinarli tra di loro. Quindi avremo la possibilità di utilizzare sì Jupiter 8 ad esempio, ma non possiamo mettere insieme su questo strumento l'engine interno e il Jupiter 8. Si può fare una cosa o si può fare l'altra. Chiaramente questo strumento ha un costo inferiore rispetto agli altri e di conseguenza anche alcune funzioni non sono praticamente le stesse. Ovviamente, se no, andrebbe a praticamente a fare le stesse cose di strumenti che costano il doppio o di più, e ovviamente si dovrebbe posizionare in altre fasce di prezzo, in altre fasce di mercato. Thank you.
particolare, su questo strumento è stato introdotto un motional pad, quindi questa parte che è touch ed è anche programmabile, quindi si può utilizzare in tempo reale quando si suona, ma si può fare una determinata figura, e in base a che cosa è stato assegnato il motional pad, lo strumento continuerà a effettuare questa cosa. Questo ricorda molto una funzione che è presente in Enzyme di Phantom, quindi l'espansione di Phantom, Phantom EX, comunque ce n'è una similare appunto all'interno di Enzyme. Quindi anche lì ci sono magari già delle forme predefinite, se ne possono disegnare altre, e stessa cosa si può fare con il motional pad. Quindi ci sono determinati suoni che hanno delle parti già inserite, tipo questo, quindi premendo i tasti lo strumento va a eseguire quello che è stato inserito in questa parte appunto dedicata al motional pad. In più, dicevamo, lo strumento, partendo da sinistra verso destra, ha appunto i due LFO, tre oscillatori, il mixer, l'inviluppo del filtro, l'inviluppo dell'amplificatore, il cutoff, quindi tutta la parte di filtro, resonance e overdrive, e gli effetti. Allora, sugli effetti è stata fatta un'altra bella aggiunta, che è un riverbero in particolare, che è lo shimmer, che è un riverbero, è stato introdotto appunto con questo modello che è nuovo ed è veramente bello, quindi anche quello è un qualcosa di utile, e effettivamente con i suoni, con il motore interno, rende molto bene. Inoltre questo effetto si può utilizzare chiaramente anche applicato ai model expansion. La meccanica è standard, è la stessa meccanica che troviamo su Phantom 06, Phantom 07, Juno X. Ovviamente su Juno X è presente anche l'aftertouch, là chiaramente negli altri modelli sono 61 o 76 tasti in base allo strumento, però il tasto è esattamente lo stesso, è un tasto Syntaction, è un tasto leggero ma comunque decisamente suonabile, quindi non c'è nessun problema da quel punto di vista. Inoltre, sulla parte posteriore abbiamo l'alimentatore proprietario, il pulsante di accensione, le porte USB host e device, l'uscita cuffie, l'uscita stereo è left e right, un ingresso pedale, e le porte MIDI in e out. Tutto quello che noi facciamo poi sul pannello, quindi quando agiamo in tempo reale, viene riprodotto dal display superiore. Abbiamo comunque una parte menu dedicata che è leggermente diversa, c'è un'interfaccia nuova per questo tipo di strumento, è un po' diversa come interfaccia anche di menu, di impostazioni, poi la prima parte quantomeno è diversa rispetto a un Jupiter o un Juno, poi dopo comunque c'è il solito menu a scorrimento per impostare i vari parametri delle varie funzioni dove siamo. We'll be right back.
come suona Gaia 2? Gaia 2 suona decisamente bene, appunto perché il motore che è stato inserito in questo strumento è stato sviluppato appositamente per questo strumento. È interessante il fatto di poter combinare due oscillatori standard con wavetable, che non è propriamente, il fatto di avere wavetable su Synth Roland non è una cosa che fino a qualche anno fa succedeva in modo standard. Comunque una buona novità che è stata introdotta, c'era appunto il discorso di Enzyme, comunque altri strumenti, però qui stiamo parlando di cifre ben diverse, perché lo strumento comunque è uno strumento che costa 750 euro mediamente, quindi tra i 700 e gli 800 euro, e quindi si posiziona ovviamente in una fascia di mercato ben diversa. Quindi questa possibilità è decisamente ottima. Io questo strumento lo trovo molto interessante per due motivi. Perché? Innanzitutto è uno strumento davvero ben suonante e che ci permette di, oltre al fatto dei model expansion che sono opzionali, ma ci permette anche di avere un buon virtual analog a un prezzo comunque buono, un prezzo valido, con dei tasti standard e con poco peso, comunque ben realizzato, perché comunque con questo pannello superiore in alluminio comunque noi possiamo tranquillamente sballottarlo, perché è realizzato comunque bene, quindi possiamo utilizzarlo non solo in casa ma anche dal vivo. È uno strumento che secondo me può funzionare sia come strumento da solo, a 22 note di polifonia, quindi se vi bastano le tre ottave potete farci di tutto e di più, ma anche come aggiunta a strumenti di altro tipo. Ad esempio, se volete aggiungere un virtual analog magari ad altri synth Roland o a uno stage piano, volete però magari qualche pad, qualche suono wavetable, qualche suono un pochino più particolare, non vi serve uno strumento enorme, con questo avete il plus di avere uno strumento compatto, quindi da portare in giro, non è un qualcosa che vi pesa. È un avete la possibilità di chiaramente suonare qualcosa sui suoi tasti senza dover utilizzare magari dei tasti mini, e eventualmente chiaramente potete anche collegare lo strumento via MIDI o via USB a un altro con un'estensione di tasti maggiore, e quindi poter comunque sfruttare magari la pitch e la modulation che sono dentro nello strumento, ma al tempo stesso usare anche dei tasti, cioè ottave maggiori, quindi magari avete una 61, avete una 73, una 88, e lo strumento comunque via MIDI e via USB risponde all'aftertouch, quindi potete comunque programmarlo e sfruttarlo, anche se sui suoi tasti interni l'aftertouch non è presente. Io voglio ringraziare Roland Europe per avermi fornito questa unità, infatti questo video è realizzato in collaborazione con Roland. Trovate sul canale già tre demo dedicate ai suoni presenti all'interno dello strumento, quindi le prime due demo sono dedicate a tutti i suoni dell'engine interno di Gaia 2, quindi tutta la parte del suo motore dedicato. E il terzo video invece è dedicato ai quattro model expansion, quindi Jupiter 8, Juno 106, JX8P, SH101, per sentire appunto com'è la resa di quei quattro strumenti all'interno di questa macchina. Ovviamente, come dicevamo prima, saranno suoni singoli perché la macchina è monotimbrica. Ringrazio voi per aver visto questa recensione, ci vediamo alla prossima recensione, sempre su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!